Cos'è il miracolo? Beh, il miracolo è qualcosa di eccezionale, però bisogna sapere coglierlo. Va bene? Non lo so, Allora, provo. siamo alla reception di TVL, sta arrivando Simone Cani e quel signore laggiù. Non so cos'è questa cosa, però già che la fai Giancarlo, a me già va Già va bene. bene, quel signore laggiù è Giovanni Tardelli. L'operatore invece è Andrea Morangolo. Ora, se viene bene, tutti i meriti sono tuoi, se viene male, tu sei uno sminchiato. Sminchiato è un termine che può parlare dell'Accademia della Crusca, È vero che ti peraltro. piace. La più grande maestra è la natura. E tutte le mattine sorge il sole, è un miracolo quotidiano. E chi se ne accorge? La Eh gente è sì, distratta, lo vedi? certo. Anche domattina sorge, Sì, perché uno sì. si potrebbe svegliare un po' prima Certo, e e vedere. andare a vedere. Ti eri definito uno della generazione di mezzo, un uomo curioso, un giornalista indipendente, la cui scuola era stata la vita. Oggi che non sei più tra noi, ci rimangono i ricordi, le tue parole, scritte su un giornale o espresse ad un microfono davanti a una telecamera. Comunicare vuol dire io porto all'attenzione dei temi, poi sei te che ne Sì, fai l'uso che ti va. elabori, Invece oggi tutto quello è comunicazione, è tutta opera di convincimento. Tutti ti vogliono Confezione, convincere in qualche certo. cosa. Allora, se tu hai, viva chi ha dei dubbi. Quarrate Orsigna, le tue passioni, i due mondi che non hai mai smesso di raccontare. Così come la gente, persone comuni e note, a tutte ti avvicinavi con il sorriso sulle labbra, con un taccuino in mano e sul viso gli occhiali da cui non ti separavi mai, per raccontare con simpatia e leggerezza quello che ti accadeva intorno. Quarrata, sabato 5 settembre 2009, una data da ricordare perché si inaugura una delle più belle sedi del Comitato della Croce Rossa di Quarrata, Piana Pistoiese. Senti, te come tecnico è nel tuo acceso la luce? Diciamo di sì, sicuramente Quarrata ha bisogno di un rilancio, noi abbiamo fatto una proposta credibile e che ha trovato la condivisione nei cittadini della nostra città. Giovanissimi, cosa pensavate? Cosa girava nella vostra testa? Certamente io si parte dai 12 a 13, 14 anni a quell'epoca lì. E che si pensava? Niente, si pensava solamente a far di bene. È giusto dire che nel suo dolore e nella sua rabbia però si porta dietro tanta speranza. Sì, guai se non fosse così. La speranza è. Sono i ragazzi che quando mi vedono, ci vedono, ci salutano con affetto, ci salutano e dicono grazie per quello che fate. E questa zucca ha una storia interessante perché la madre di questa zucca, mi diceva Francesco, è di Bologna. Di Bologna e la madre di questa zucca è raggiunta 360 Una cosa eccezionale. Questa è 2,20 m di circonferenza. Quanto peserà? Ma io penso che arrivi bene, bene, bene oltre 105-110 E la coglie o la fa ancora crescere? kg. No, si deve ancora maturare, maturando cresce ancora, tranquilla lei. E la signora a casa, sua moglie, cosa dice quando riporto la zucca? Lei gli prende paura solamente a venire nell'orto, guardandolo e basta. Non è che poi per 7 mesi gli fa mangiare solo la zucca. No, no. Anche in questo caso, telecamera all'esterno, insomma, erano abbastanza attrezzati. C'era una telecamera all'esterno che permetteva di vedere le persone che tentavano di fare ingresso all'interno del capannone. Primo martedì di settembre e tradizionalmente Quarrata
Innanzitutto si fa festa a lavorare e in secondo luogo ci si ritrova nel campo della chiesa qui. Senta, mi dica, ora lei è, come si dice, cirelliese? Cirelliese, sì. Cirelliese. Ma che vorrà dire cirelliese? Non l'ho mai capito io. Modesto, Umberto, scusa, che vuol dire cirelliese? In montagna fra 20 anni si pagherà il biglietto. Approfittatene ora, perché quando sarà tutto inquinato, in fondo alle piastre ci sarà uno con uno sgabuzzino che vi fa il biglietto e bisogna pagare. E siamo a casa di Lando Bartolini. Lando Bartolini, io ho scritto abbastanza di lui e devo dire che non mi sono mancati gli aggettivi. Ho sempre detto, così confrontandomi con gli amici, Lando è un jukebox, si butta 100 lire e suona tutto, perché veramente è famoso nel mondo per essere una delle persone più preparate, uno dei cantanti più preparati di tutto il panorama lirico. Ma li pesano gli anni? No, per niente, io volo! È proprio vero che le partite vanno viste, perché raccontarle non sempre si riesce a dire la verità. Dicere, ma dove li mettete tutti? Sono già preparato il posto, Anche per questa volta? Sì, ci sta. Oh, è il vicepresidente del Drago, non è Cincirinella, si dice a Pistoia, Oh, buonasera. Buonasera, signor Zaffino. Senti, non si vive di solo pane, come l'ha detto te qualche po'. Cioè, nel senso che bisogna seminare, avere furia, ci si ritrova. No, ci si ritrova a durare fatica, a spendere e non prendere niente. Perché tu hai avuto un po' furia, Fagioli? Ma sì, ho voluto provare. Tu sai che ho la terzanite io, no? Quella famosa malattia, sì, no? Sì, che non va curata, è una pandemia, no, anzi, benevola. A questa finestrina io voglio dire una cosa, che un'intervista come questa, le televisioni importanti avrebbero pagato oro per farla, per entrare nell'intimo di queste due persone. Il cartello che c'è a casa mia. Casa, c'è un cartello, io l'ho letto 6 anni fa, non ci sono per nessuno, se telefonate lasciate il numero, eventualmente io richiamo. Il motivo per cui mi colpì Tiziano Terzani fu la sua intelligenza. E la gente ha paura dell'intelligenza e della diversità. Sì. Capito? Perché un intelligente ti mette sempre in difficoltà. Invece un chiorbone non capisce niente, problemi non te ne crea. Alla prossima volta. È stata una bella partita comunque.